Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carte. Oggi recensione del numero 390 di Martin Mystère, intitolato Cronache Marziane. Questa è stata una storia che mi è piaciuta davvero tanto, che mi ha riportato un po' alle atmosfere tipiche di Martin Mystère degli anni passati, ed è stata una storia davvero eccezionale che io ho apprezzato tanto. Allora, il testo è di Carlo Recagno, uno degli storici sceneggiatori Martin Mystère, che non delude praticamente mai. I disegni sono di Fabio Grimaldi, la copertina di Giancarlo Alessandrini. La copertina è molto spolverosa e questa contrapposizione tra diciamo l'arancio e il blu è molto indicativa, è molto azzeccata, con i veri protagonisti della storia, cioè abbiamo Alan Smith qui a destra, poi Sergei Orlov e infine lo stesso Martin Mystère che pianta una bandiera su Marte con un robottino. È un racconto atipico perché Martin Mystère è vero che è presente su questa storia, ma spicca fondamentalmente per la sua assenza in un flusso di 5 diverse narrazioni parallele che si svolgono in luoghi e epoche lontanissimi senza mai toccarsi, ma tutte unite da un elemento comune che appunto lo scopriremo soltanto nella parte finale della storia. Mai visto appunto un Martin Mystère così non protagonista, diciamo la verità. E l'altra caratteristica notevole o sorprendente di questa storia è che non c'è né Java né Diana. Personaggio principale sarà invece Amaterasu, che è la regina di Mu, la quale ha pianificato una spedizione su Marte allo scopo di salvare il mondo dalla catastrofe. Qui praticamente si viene a sapere che il mondo diverrebbe un'altra cosa se 7 spade non fossero riunite tra di loro. Vediamo che parallelamente a questo si svolge una sottotrama con il personale di Mu, che sta sulla stazione marziana, che comincia a credere che la stazione sia un carcere dove far sparire i personaggi scomodi. In questo io ho visto una sorta di critica da parte di Recagno contro i complottisti attuali, perché questi personaggi si sbaglieranno alla grande, però penseranno proprio di essere vittime di un complotto. Quindi tutti gli antivaccinatisti di oggi o altre figure simili sono racchiuse secondo me in questa piccola sottotrama. Recagno si caratterizza anche per un approccio basato anche sulla vaghezza. Nel cercare praticamente di identificare i personaggi e i luoghi, noi abbiamo sempre questa sorta di indeterminatezza. Ad esempio, i personaggi che fanno parte della stazione di Marte, Mubiani, sono chiamati il direttore o sono chiamati il professore, quindi mai con dei nomi loro personali, no? E quindi sono appunto indeterminati, e questa è una caratteristica della scrittura appunto di Recagno, a differenza di quella di Castelli, dove invece spesso e volentieri ci sono appunto nomi, cognomi, indirizzi, tutto molto molto ben preciso. Per quel che riguarda i disegni, mi sono piaciute la rappresentazione dei volti, guardate per esempio lo stesso Mystère, ma convincono anche e soprattutto gli sfondi e le ambientazioni, vi faccio vedere qualcuno. E poi è un racconto, come spesso accade in Martin Mystère, in cui c'è la menzogna e la finzione che sembrano appunto dar luogo a determinate cose, ma poi in realtà non è così. Quindi all'inizio addirittura, come dicevo prima, il racconto ci spinge a credere che Orlov sia finito su Marte, che è una base muviana, in quanto destinato ad essere trasferito in un carcere, e in seguito, sempre nella storia, sia la direttrice che il professore smantelleranno proprio questa interpretazione. La morale di questo fumetto ci dice che fondamentalmente il potere giustifica il proprio operato ricorrendo a qualunque mezzo. In realtà Amaterasu ha questo desiderio di voler il potere, di voler primeggiare, mascherando il tutto con l'idea di voler salvare il mondo. Compaiono anche a un certo punto gli uomini in grigio. Per chi non lo sapesse, sono apparsi su Martin Mystère numero 144 e numero 145, intitolato Il libro di sabbia. E quindi guardate anche questa splash page, che bella. Anzi, non è una splash page, ecco, all'inizio però
diciamo, in questa sorta di carcere in cui era rinchiuso Orloff. E quindi, che dire, una storia che va sicuramente recuperata, perché io la metterei tra le storie classiche di Martin Mistere, una tra le più belle, sinceramente è stata una delle storie più belle, così come interessante è stato l'approfondimento di Fantasmagoria di Alfredo Castelli, che ci dice praticamente cosa c'è di vero e cosa c'è di inventato nei racconti a fumetti di Martin Mistere. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto dall'Isola di Carta, ciao a tutti, ciao da Massimo.